che parte rivendicate del governo? La migliore, la peggiore, Candiani, quella di Dotta, quella di governo, quella che sta con Draghi, quella che sta con la Meloni. Ci faccia capire, che pezzo di aereo siete voi? Sul calendario la metafora di Cooper, che dopo quella di Bersani con l'elefante nel corridoio entrerà nei libri di storia. Era una mucca. Scherzi a parte, beh, è ovvio, sappiamo le ragioni per le quali siamo tutti al governo assieme, certamente non sono quelli della condivisione della radice politica, perché il PD è la sua, la Lega è la sua e ciascuno ovviamente si è preso una responsabilità di dare delle risposte sul tema pandemico e sull'uscita dalla crisi economica. Noi abbiamo delle sensibilità e siamo concentrati su due questioni molto semplici contenute nel PNRR. La conferenza stampa che sta tenendo oggi Salvini parla di riduzione di tasse, parla di revisione del sistema fiscale, che è tema del PNRR. Se poi Letta invece si prende e si fa una conferenza stampa per parlare di Ius Soli, beh, questo indubbiamente è una provocazione, perché nulla c'entra con la ripresa e la resilienza del paese, con il PNRR e con gli scopi principali, diciamo gli scopi fondanti del governo Draghi. E su questa cosa poi ovviamente noi siamo molto chiari, cioè una volta che si tornerà alle elezioni voi occupate delle cose importanti e PD delle cose inutili. Beh, la parte buona del Concorde è ovvio, no? Su questo non ci sono molti dubbi. Dopodiché, fuori dagli scherzi e fuori dalle battute, ciascuno ha le proprie sensibilità, però il Presidente della Repubblica ci ha chiamato a una responsabilità, quella di tirare fuori il paese da una situazione pandemica e di crisi economica, e su questi temi noi vogliamo impegnarci. Se il PD, ma nel caso specifico se Enrico Letta ha uno scopo solo, che è quello di alzarsi al mattino e cominciare a fare polemica con Salvini, è un problema suo. Dopodiché noi tiriamo diritti, diamo le risposte, sosteniamo la maggioranza, votiamo quello che ci convince, critichiamo quello che non ci convince. Lei mi sta dicendo, Candiani, che Salvini è un ragazzo pacifico, che se però Letta tutti i giorni lo provoca, che deve fare povero Salvini? È questa la sa, non è che ci vuole molto capirlo, perché quando prendi e butti sul tavolo il tema dello Ius Soli è ovvio che vuoi cercare la rissa e cerchi la polemica. Va bene, cioè, non è che c'è molto a che fare questo col PNRR, Candiani, però aspetti un attimo, perché da dove lei ha citato Mattarella... Da parte di Cooper è anche legittimo, niente da dire, per l'amor di Dio, ognuno tiene le sue posizioni. Ma pure Roncone però era perplesso. Allora, Roncone sarà perplesso perché preferisce la Meloni a Salvini, questo è sicuro. Ah, preferisce la Meloni a Salvini? No, io faccio il cronista e guardo i sondaggi, Candiani. Se, i sondaggi sono fatti in genere per essere abbastanza sorridenti a quelli che li pagano. Addirittura, questa notizia. È un'accusa precisa. Cioè lei dice che la Meloni tarocca i sondaggi. Abbiamo avuto esperienza di Candiani, mi scusi, ma lei dice che la Meloni mi scusi. Il ragionamento così capisce. Vedere una volta alla settimana sondaggi sui giornali, dove su un giornale si parla di un... Eccoli qua, SVG, che sappia io, lavora per la Sette, però forse lei ha altre notizie. Possiamo finire il ragionamento? Sì. Se voi prendete nella stessa giornata due giornali differenti, che hanno editori differenti, vedrete sondaggi differenti con più o meno 0,1. Cioè, ormai ci siamo abituati a commentare sondaggi che fanno dal più o meno 0,1 l'analisi allora, politica. Allora, facciamo una cosa, facciamo un passo in avanti, ragazzi. E come misurare la pressione tre volte all'ora. Facciamo un passo in avanti, perché è meglio fare, misura la pressione del sangue tre volte all'ora, dopodiché andrà dal dottore perché si sente male, ma non è così che si fa un'analisi. Allora, Candiani ha evocato